Torniamo a parlare di parole. Sara Sacullo! Job title, diciamo, consulente di copywriting e comunicazione, una roba che dice tutto e non dice niente. In poche parole, sciolgo quei nodi di come comunicare, dove farlo, perché farlo, a fianco nella scrittura, soprattutto quella SEO, e alleno a raccontarsi con la propria voce. Di cosa vorrei parlarvi oggi? Abbiamo parlato di valori e, come dicevamo prima, anche nel momento di networking con Roberta, spesso non comunichiamo, non scriviamo dei post perché pensiamo di non avere nulla da dire. Quindi rimanendo in silenzio, alla fine non diciamo la nostra opinione, non plasmiamo il nostro mondo, ma soprattutto non raccontiamo quelli che sono i nostri valori. Quindi oggi invece proviamo a vedere appunto dove sono finite queste parole che non ci vengono, se appunto le abbiamo perse oppure se possiamo ritrovarle. Lo vorrei fare raccontandovi una mia esperienza di un progetto personale che è iniziato alla fine del 2022, del 2021, diciamo, lì è venuta l'idea. Alla fine del 2021 ero molto contenta perché era stato un anno di tanti lavori, quindi caspita, cioè, guarda che bello, cioè ho lavorato tanto, però dall'altra parte ero svuotata, ero stanca, sentivo che non riuscivo più a esprimermi, quindi avevo dato tanto agli altri, ma non c'era più il tempo per me. Non mi rivedevo più anche nelle cose che scrivevo, come dico spesso io, non vedevo più i miei colori, non riuscivo più a dimostrare quindi chi ero io. E così è iniziato tutto un percorso che mi ha portato poi al rebranding, ma è stato anche un percorso personale. Ho iniziato a leggere dei libri, come si fa spesso, no? Cerchiamo le risposte nei libri sperando di trovarle. Tra questi libri è capitato tra le mie mani Scrivere Zen, il libro di Natalie Goldberg. E niente, mentre appunto leggevo questo libro, continuavo a praticare lo yoga, la meditazione che comunque avevo iniziato durante la pandemia e che iniziavano anche a farmi sentire un po' meglio, quindi iniziavo veramente a prendermi questo tempo per me. E man mano mi accorgevo che ogni volta che praticavo yoga o meditazione, dopo avevo delle idee, la scrittura fluiva liberamente, diciamo, no? Perché anche chi scrive per lavoro come me, poi alla fine si sente un po' svuotato, no? Cioè scrivi tanto per gli altri, però poi quando devi scrivere per te, no, arriva il momento di vuoto. E, finché appunto andando avanti con questo libro, che viene definito nella traduzione italiana manuale, ma secondo me è qualcosa di più, quindi se avete occasione leggetelo, arrivo al capitolo Scrivere al ristorante, Scrivere Zen al ristorante. Natalie appunto racconta che lei va con la sua amica a scrivere al ristorante e che lì veramente riesce a far fluire la scrittura. Poi ho detto, ma scusa, proviamo, vediamo insomma di replicare qualcosa del genere, e quindi ho iniziato a organizzare il primo incontro di quello che poi appunto è diventato il gruppo di scrittura Scrivere Zen, con molta fantasia da parte mia. E niente, ci siamo veramente riunite in un bar, eravamo un gruppetto di 5 persone, quindi veramente pochissime, e l'idea era appunto quella di scrivere insieme. Ora voi dite, ma scusate, ve ne siete andate in un bar, c'è un gran casino di solito, no? come fate a scrivere in un bar? Risponde a questa domanda proprio Natalie Goldberg in questo capitolo, perché lei dice che proprio andare al ristorante in un posto affollato e rumoroso permette di scrivere, perché in quel momento la tua parte della mente, diciamo, che tende sempre a vagare di qua e di là, no? Perché noi siamo sempre lì a pensare a quello che dovremo fare dopo, alla prossima scadenza e così via. Questa parte qui in realtà, in qualche modo, col rumore è come se si impegnasse l'altro, quindi ci lasciasse un po' in pace, diciamo, e riusciamo quindi a far fluire meglio le nostre parole. E in effetti, man mano poi le altre persone, perché non me lo dico io da sola, ma le altre persone mi hanno detto che ha funzionato, quindi in effetti riuscivamo a scrivere. Ognuno scriveva appunto, scrive per conto suo, ma c'è l'energia del gruppo, cioè tu senti che ci sono altre persone intorno a te che comunque sono lì per prendersi del tempo per se stesse, ma anche appunto per lasciar fluire, diciamo, le loro parole. Perché quello che poi ci capita un po', diciamo, nella vita di tutti i giorni, cos'è? Che siamo lì magari a scrollare sul cellulare, guardiamo Instagram,
abbiamo delle persone intorno che ci parlano, che possono essere clienti, possono essere il compagno, i figli e così via, no? Quindi siamo sempre immersi nelle parole, ma spesso queste parole sono le parole delle altre persone. Nel nostro parlato portiamo anche magari che sono le parole che ci ha trasmesso la famiglia, non so, no? E quindi cosa succede? Che siamo circondati dal rumore e che non sentiamo più le nostre parole, non ci arrivano più, non riaffiorano sostanzialmente. Quindi invece con appunto questi incontri di scrittura mensili che organizzo dal vivo, ma adesso anche online, cerchiamo di far questo, ovvero di prenderci un momento per noi stessi e noi stesse, di far riaffiorare queste parole e di quindi fare una scrittura che io chiamo meditativa, che è per se stessi, quindi non c'è un cliente, un progetto, non c'è una scadenza dall'altra parte, è qualcosa che tu fai per te. È una scrittura che va un po' a farti concentrare sul qui e ora, quindi non pensi a quello che dovrei fare domani, a cosa hai fatto ieri, ma tu veramente ti concentri sul momento presente. È una scrittura senza giudizio, perché spesso insomma incontro persone che dicono che non vogliono scrivere perché magari hanno avuto delle brutte esperienze a scuola, non so, i famosi segni rossi delle professoresse o dei professori, o i giudizi, tu non sai scrivere, tu non farai mai nulla nel campo della scrittura, non so, robe del genere. E invece no, nel caso della scrittura meditativa è un po' come scrivere un diario alla fine, no? Quindi è qualcosa che noi scriviamo per noi e che leggeremo soltanto noi. Infatti durante gli incontri non chiedo mai assolutamente di leggere quello che è stato scritto, al massimo si condividono insomma delle riflessioni che possono nascere, perché magari c'è un qualcosa attorno a cui parlare che poi si riflette in altre persone, e quindi da lì possono nascere nuovi spunti, diciamo, no? Su cui riflettere. La scrittura meditativa non guarisce, o perlomeno questo diciamo non è lo scopo, può sicuramente rasserenare perché in quel momento abbiamo fatto spazio, che è un'altra cosa che magari facciamo poco, no? Quindi siamo tanto riempiti di altre parole, di altre cose che ci sono intorno, e invece appunto scrivendo, lasciando fluire le nostre parole, facciamo spazio, ci svuotiamo e lì veramente vengono le idee, ma anche noi in un certo punto ci riconnettiamo a quella che è la nostra parte interiore, diciamo, no? Quella che rimane sempre lì nascosta, che facciamo un po' finta che non ci sia, in realtà quella parte interiore c'è, reclama un po' attenzione, quindi se appunto le diamo attenzione ci darà anche delle risposte nuove, ci aiuterà un po' a disimparare, come diceva prima Marco, ci aiuterà ad approcciarci in modo diverso, quindi ci approcciamo a noi stesse o a noi stessi non sapendo, meravigliandoci, come dice spesso la Candiani, di quello che poi andremo a scoprire, perché potremmo davvero scoprire qualcosa di nuovo che è rimasto in fondo a noi e che noi non avevamo considerato. Quindi gli incontri stanno continuando e poi c'è stata anche l'occasione di fare un workshop e all'interno del workshop c'è tutta una parte diciamo iniziale dove noi proprio ci raccontiamo diciamo le esperienze di scrittura e poi ci immergiamo proprio in una pratica di scrittura meditativa. Quello che ho capito diciamo man mano che facevo questi incontri, perché appunto era un qualcosa che facevo per gli altri, sono incontri tra l'altro gratuiti, quindi diciamo che lo faccio proprio perché mi piace, perché sento dall'altra parte che c'è una sorta di utilità in base a quello diciamo che mi hanno detto e man mano diciamo anche da parte mia ho cercato di portare queste nuove sensazioni, queste nuove percezioni nel mio lavoro, quindi cercare di introdurre sempre più il lasciare andare, il qui e ora, tutti questi, queste che sono anche le caratteristiche poi della scrittura meditativa, diciamo. E il tutto si è anche poi trasformato in un laboratorio di scrittura che si chiama Racconta la tua storia, perché è stata un po' un'evoluzione, diciamo, naturale, nel senso una delle cose più difficili probabilmente non è solo trovare le proprie parole, ma raccontarsi, raccontare chi si è. Si dice spesso che la pagina chi sono sia la più difficile del sito, caspita, forse qualcuno lo sa, assolutamente. Quindi mi faceva piacere insomma condividere con voi questa esperienza che mi porto dietro insomma da 2 anni, questo progetto
personale e un tipo nuovo di scrittura, diciamo, che vi consiglio sicuramente da sperimentare per provare a ritrovare le vostre parole e a raccontare quelli che sono i vostri valori.